risposta di Alfredo Viviani per il post gara di importanza di quest'area. Passo subito la parola ai colleghi. Ciao mister, buonasera. Buonasera. Avevi detto ieri serviva una prestazione da potenza. Sei un po' deluso oggi? Non c'è stata proprio. Non è anche giusto soffermarsi sui 10 minuti perché la partita di minuto era 90. Quindi credo che oggi si sia vista una squadra che merita il primo posto, merita tutti i complimenti che gli vengono fatti, perché è una squadra che gioca un calcio semplice, è un calcio dove tutti i giocatori vogliono la palla, tutti i giocatori vogliono essere di aiuto per il compagno, corrono, fanno cose semplici, sanno quando farle e come farle. Bisogna soltanto analizzarle e prendere i spunti, perché loro ti possono aiutare a capire tante cose. Buonasera mister, Francesco Lo Scalzo dell'agenzia ANSA. La prima cosa, Asensio non era nella lista neanche in panchina, come mai? No, era convocato, ma purtroppo ha avuto la febbre questa notte e purtroppo non è potuto essere la partita. Ok, e invece la mia curiosità era su un paio di episodi che hanno visto coinvolti i big della squadra, che secondo me hanno abbandonato, o meglio, non hanno giocato all'altezza di una partita così importante. Schiattatella ha ammonito per proteste fra primo e secondo tempo, e poi al 72esimo mi è rimasta impressa un'azione, Steffè che batte una punizione e regala la palla alla squadra avversaria, sinonimo di una partita veramente giocata male, veramente di una partita deludente? No, ma a prescindere da questi episodi che ce li possiamo risparmiare, poi un calcio punizione a volte si può sbagliare, ma credo che un po' tutti sono mancati, è inutile starci a girare dietro. Buonasera. Da quando lei è arrivata a Potenza continua a ripetere lavoro, cioè per risollevare la classifica serve lavoro. Ma in realtà che cosa manca questa squadra oltre il lavoro? Serve l'attenzione, perché oggi secondo me abbiamo preso dei gol dove sapevamo che la Juve Stabia lavorava in quel modo, e quando manca poi l'attenzione e prendi il gol dove l'hai analizzato tutta la settimana, vuol dire che manca, che oltre al lavoro ci vuole poi quell'attenzione, la testa, tutto quello che ci deve essere. Mister, buonasera. Buonasera. Pino Marcello, Potenza Rossoblu. Potenza reduce da 3 vittorie consecutive. Lo abbiamo detto e ribadito tante volte, nel calcio contano i numeri, contano i risultati. Le aspettative erano diverse, non solo della tifoseria e dell'ambiente, ma anche di questo girone C. Oggi Potenza aveva tanti tifosi a seguire Potenza di quest'Abbia, perché probabilmente poteva fare lo sgambetto alla capolista. Tutto questo non è successo, ce lo può spiegare il perché? C'è un'involuzione? Il Potenza è forte con i più deboli o è debole con i più forti? Come diceva un mio collega poco fa, mi ha dato l'ispirazione per questa domanda. I numeri parlano chiari, che purtroppo il Potenza con le grandi fa fatica. E sapevamo l'importanza di questa partita per la piazza, infatti credo che ci sia anche da chiedere scusa, perché siamo stati un po' rinunciatari e questo non ce lo possiamo permettere, a prescindere poi da chi andiamo a affrontare. È normale che incontri una squadra che sta dimostrando di essere prima, perché ha giocato a calcio, e quindi oggi ci potevano essere basi per cambiare questa involuzione, però non c'è stato, quindi non va bene, perché è stata una partita troppo rinunciataria. Secondo me il Potenza deve fare molto di più, c'è poco da fare. Mister, però diciamo Juve Stabia Live, oggi più i demeriti del Potenza o sono le più meriti della Juve Stabia nel computo finale del match? No, ma credo che quando insomma c'è una vittoria ci siano entrambe le situazioni. La Juve Stabia ha tanti meriti, perché gioca a calcio, gioca un calcio pulito, un calcio di idee, ha trovato dei ragazzi che non si lamentano, corrono, prendono botte e le danno, e quando per un allenatore trovi questo è tutto molto più facile. Poi ci vuole l'idea dell'allenatore che secondo me gli ha dato, però credo che tanti di meriti li ha la Juve Stabia, ma credo anche tanti demeriti li abbia il Potenza, perché dai, togliendo i 10 minuti iniziali che ci possono stare, ha fatto veramente poco. Secondo me c'erano spazi
però abbiamo visto due squadre di cui una voleva la palla e voleva giocare a calcio, l'altra pensava più essere frenetica, essere spaventata, essere non avere un'idea precisa. Mister, l'ultima partita prima della fine del calciomercato, in questi giorni chiederà qualcosa, qualche giocatore in maniera diretta alla società? No, perché non è detto che poi se chiedi un giocatore magari viene qua e ti cambia la squadra. Secondo me una cosa positiva quando chiuderà il mercato è che chi rimarrà poi non si potrà più muovere, perché qua forse si perdono tanto tempo a parlare di chi deve andare, chi non deve andare. Secondo me ci potrà dare una mano una volta chiuso, che tutti poi quelli che rimarranno dovranno restare qui. Scusami, solo una curiosità, proprio collegandomi alla domanda del collega. Ho visto l'impatto di Adorante oggi al debutto con la maglia della Juve Stabia, dal primo minuto, subito due gol. Il Potenza ha deciso questa politica, cioè quella di immettere dei giovani, Spaltro, lo stesso Castorani, che comunque 99, Maisto. Volevo sapere a che punto siamo per poter pensare che possano essere loro i rinforzi di questo Potenza. E poi ti rifaccio la domanda che ho fatto il sabato in conferenza: sei sempre convinto sul reparto di attacco così colmo di giocatori? Ma per quanto riguarda i ragazzi giovani, sono ragazzi venuti comunque da società importanti come Crotone, Avellino, quindi sono ragazzi che importanti, ma lo devono dimostrare, perché secondo me un giocatore, a prescindere da dove proviene, lo deve dimostrare nel campo. In questo momento stiamo facendo molta fatica, non lo stiamo aiutando neanche a tirar fuori magari le qualità, però anche loro devono dare molto di più, perché se sono venuti a Potenza e provengono dall'Avellino o dal Crotone devono darci una mano. Per quanto riguarda la seconda domanda non me la ricordo. L'attacco. Ma l'attacco io già ve l'ho detto ieri prima. Sono 6 attaccanti che sulla carta sono forti, però poi parlano i numeri. Bisogna fare gol, c'è poco da fare, perché abbiamo visto il primo gol di Adorante, che è lo stesso che è capitato noi poi con Rossetti: uno ha fatto gol e l'altro no. È inutile poi star lì. Il calcio è fatto di episodi, poi si può giocare bene, si può giocare male, ma il calcio è fatto di episodi. Quando ti cammina bisogna far gol, poi è normale che magari capiterà a noi di far gol alla prima occasione, perché loro hanno fatto gol alla prima occasione. Secondo me hanno avuto una mole di gioco molto elevato la Juve Stabia, ma in termini di occasioni vere e proprie ha sfruttato le prime due o tre palle gol vere che gli si sono capitate. E quando hai questo tipo di attaccanti che alla prima occasione fanno gol, magari per la squadra è tutto più facile. Quindi dovremmo noi anche riuscire a creare quell'occasione per poi sfruttarla, perché se avessimo magari, se fosse andato bene il gol di Caturano, magari la partita poteva anche mettersi in questo, però magari stavamo parlando di altro. Secondo noi siamo una squadra che deve iniziare a essere un po' più cinica, perché non tutte le partite ti puoi permettere 5-6 palle gol.